Allora, abbiamo visto la prima scuola presocratica, che era la scuola di Mileto, i cosiddetti ionici. Oggi vediamo i Pitagora e i pitagorici. Filosofo, matematico, personaggio molto molto importante per lo sviluppo della filosofia occidentale. Le scuole pitagoriche hanno trattato diversi argomenti e il loro pensiero, sapere, durerà un po' di tempo, un po' di secoli. Dov'è che andranno a insediarsi? Andranno a insediarsi nelle colonie della Magna Grecia. Vi ricordo che la Magna Grecia erano tutte le regioni dell'Italia meridionale, Calabria, Sicilia, Puglia e Campania. I greci andarono lì e fondarono delle colonie. Dov'è che nacque Pitagora? A Samo, in una data imprecisata tra il 571 e il 570. Dov'è che si trasferisce? Quindi dov'è che fonda? A Samo. Samo. Salmo, Samo è una città, un pezzettino di Turchia. Che c'è, Emilia? Nasce a Samo, si trasferisce nella mia Calabria, si trasferisce a Crotone, esattamente tra il 532 e il 531. La scuola, ragazzi, quello del teorema di Pitagora, era di Crotone, cioè non era di Crotone, ma insedia la sua scuola a Crotone. Lì si trasferirà e morirà nel 490 avanti Cristo. Com'è la scuola di Pitagora? Allora, chi mi dice le caratteristiche della scuola di Mileto? Era A, aperta. Tutti potevano accedere. Il sapere orizzontale. Bravissimo Riccardo. Il sapere era circolare e orizzontale. La scuola di Pitagora è l'esatto contrario. Il sapere intanto non è orizzontale. Riccardo, se non è orizzontale, è? E che significa verticale? Che viene dall'alto, cioè tipo da un professore. No, da un professore in questo caso Pitagora si riteneva il depositario di una verità, di alcune verità che gli erano state attribuite niente poco di meno che da Apollo. Quindi il sapere di Pitagora proviene dall'alto ed è un sapere verticale. La scuola quindi aveva già un'impostazione su due livelli. Io sono io e voi siete i miei sottoposti. Quando c'è questa impostazione di sapere, la dottrina di Pitagora non poteva essere assolutamente messa in discussione. Potevano accadere delle cose spiacevoli che dopo vedremo. Inoltre, per accedere alla scuola bisognava fare tutta una serie di prove. Diremmo di forza, per esempio, bisognava astenersi dal parlare per lunghi periodi, l'afasia. Bisognava mangiare poco, chiedeva la castità, perché Pitagora era profondamente religioso. Tant'è vero, ragazzi, che tutte queste pratiche fecero nascere attorno a lui una sorta di aurea, come uno che operava miracoli, un profeta, un mago, un filosofo, un matematico. Quindi, prima caratteristica, già rispetto alla scuola di Mileto, l'impostazione era totalmente, totalmente diversa. Potere, scusate, sapere dall'alto, elitario, cioè non si diffondeva all'esterno se non nella condizione in cui uno entrava e diventava discepolo di Pitagora. Ma le informazioni dovevano restare lì. Inoltre, laddove si sono diffuse le scuole pitagoriche, hanno anche governato
partecipato alle azioni di governo con un'impostazione aristocratica. Perché aristocratica? Perché la democrazia, per Pitagora, era il governo dei mediocri. Quindi i mediocri non potevano assolutamente governare. Quindi era contro la democrazia. Non Erano un po' antipatici. era un campione di simpatia, diciamolo così, Riccardo. Cos'era la democrazia per lui? Era il governo dei mediocri. Tant'è vero, ragazzi, che leggenda vuole che un giorno lui si rifiutò di far entrare all'interno della sua scuola il figlio di un ricco aristocratico. Lo volevano uccidere, no? Scappò, si trovò dinanzi a lui un campo di fave. Per Pitagora le fave erano un cibo impuro. Piuttosto che attraversare il campo di fave e toccare le fave, tornò indietro, si fece arrestare e lo uccisero. Perché poi vediamo, adesso no, però se poi ti do due cose da leggere in cui c'erano tutta una serie di cibi puri o impuri secondo lui, da mangiare o da non mangiare, e una serie di attività da fare o da non fare, tutte le pratiche che abbiamo detto prima, mangiare poco, astenersi dal sesso, quindi la castità, sono pratiche ascetiche, ecco perché lui aveva quest'aria da profeta. Era, come già detto, profondamente religioso e fu il primo a dire che l'anima è immortale. E ci raccontò che secondo lui, ragazzi, le anime, una volta che il corpo muore, l'anima essendo immortale, cosa fa? Migra, trasmigra verso un altro corpo, che sia un altro essere umano o un animale. Questo fenomeno si chiama, non so se l'avete mai sentito, metempsicosi. Quindi, se vi chiedo, Riccardo, che cos'è la metempsicosi? È la trasmigrazione delle anime. Cioè, una volta morto il corpo, l'anima migra e si incarna in un altro corpo, che sia di uomo o di animale. Metempsicosi. Secondo Pitagora, ragazzi, il corpo, l'essere umano, il corpo, è la prigione dell'anima. E l'anima deve essere purificata attraverso tutte le pratiche ascetiche che abbiamo detto finora. Quindi con una vita pura, casta, per preparare l'anima, per purificarla quando migrerà in un altro corpo. Come si purifica? Sostanzialmente, oltre alle pratiche ascetiche, con la conoscenza, con il sapere. E perché il corpo era la prigione dell'anima? Non perché Emilio avesse fatto qualcosa e quindi dovesse purificarsi, o Clara, o Rebecca, o Pasquale, o Francesco. Perché, vi ricordate ragazzi, in Anassimandro, qual era l'ingiustizia che bisognava espiare? Il corpo, cioè che Cosa c'era stato dalla Pairon? distaccamento, La se se la separazione. Quindi essersi separati dall'infinito ed essere diventati materia finita era la condanna. Bravissimo. Ecco, l'ingiustizia divina commessa dai corpi, dalle anime, era una sorta di analogia di Anassimandro. Quindi essersi separati in qualche modo dall'uno, dall'infinito. Vi chiedo, qual era l'archè per Talete? L'archè per Anassimandro? il latino, il latino. L'archè per Anassimene? Bravissimi. Qual è l'archè? Qual è l'archè per Pitagora? No, Gesù. Gesù ha ancora 2000 anni. L'archè per Pitagora sono i numeri, il numero.
L'impostazione matematica di Pitagora, ragazzi, è una sorta di fusione tra geometria e matematica. Perché il punto era allo stesso momento qualcosa che sta sul piano, ma rappresenta anche una figura geometrica. Quindi cosa fa lui? Assegna a ogni numero un elemento. L'uno è il punto, 2 la retta, 3 il triangolo, 4 il quadrato, 5 il pentagono e così via. C'era quindi per ogni numero una corrispondenza geometrica. E considerato che l'archè per Pitagora è il numero, per lui qualsiasi elemento all'interno del cosmo, del cosmos, dell'universo, era numerabile, era traducibile in numeri. La matematica quindi diventa lo strumento per capire, per comprendere il mondo, l'universo. Perché questa non è una teoria naturalista. Bravissimo, non è. Non è, perché l'elemento non è naturale. Premessa. All'epoca lo zero non esisteva. Come non esistevano i numeri negativi, i numeri irrazionali. Pitagora divide i numeri in due categorie: pari e dispari. E scusi, tipo il 10? È un numero pari. No, però se lo zero non esiste, non esiste. Non esiste il zero come inizio. Il 10, ora lo vediamo ragazzi, rappresenta la perfezione. Ora arriviamo. Ah, il 10. Il 10 è il numero sacro per i pitagorici. Ma per Dante, il 10. Sì. Ora vediamo. Quindi divide i numeri in due categorie, pari e dispari. Piccola premessa. Ragazzi, per il mondo greco antico, il concetto di illimitato, di infinito, non era considerato proprio positivo. Perché? Il concetto di illimitato, se ci pensate, è qualcosa inerente a qualcosa di infinito, quindi che non ha una chiusura, no? Cioè deve essere in qualche modo chiuso, operato, cucito. Questo concetto non era visto di buon occhio. I numeri pari quindi rappresentavano l'illimitato, l'infinito, 2, 4, 6, 8. I numeri dispari invece venivano definiti perfetti perché davano il senso di chiusura. Ora vi faccio vedere come. Quindi i numeri pari rappresentavano l'infinito, erano dei numeri aperti, indeterminati. I numeri dispari, invece rappresentavano il chiuso, il determinato. Chiara, vieni alla domanda un attimo. Clara, cancella tutto. Non avete il... no. Ce l'hai il... sì. Ok, fai due punti, uno sopra e uno sotto. Scrivi due sopra. Ok, poi fai la stessa cosa e fai due punti sopra e due punti sotto e scrivi 4. Così, guarda. Così, 1, 2, 1, 1, 2, 4. Stessa cosa, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Facciamo i dispari invece. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5. Qui. Vi dà il senso di chiusura? Cos'è che vi dà il senso di chiusura? Qui o qui? Sotto. I numeri dispari danno questo senso di chiusura perché sono chiusi. I numeri pari, invece, non ha un limite. Ecco la differenza tra pari e dispari. Però non ce l'ha per
non c'è nella, nell'ingresso e nella fine, perché essendo infinito... Sì, ma è chiuso. Entri, ma è delimitato. Ok? Lì invece non hai. Essendo infinito, l'infinito non può avere né una porta e né un'uscita. Qual era il numero sacro per i pitagorici? Il 10. Ed era rappresentato così. Puoi andare a posto. Il numero 10 rappresentava la tetractis, si chiama tetractis, ed è un triangolo 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 di lato 4, e per i pitagorici rappresentava la perfezione. Perché rappresentava proprio il 10? Per i pitagorici il 10 era il numero perfetto ed era rappresentato con un triangolo. Tetractis. Con la K e la Y. Per i pitagorici, ragazzi, fra il numero riusciva a spiegare tutto quello che era presente in natura, tutto, dalle stagioni al movimento degli astri, fino ad arrivare alla musica. Nelle accademie, nella scuola pitagorica, la musica era un elemento essenziale. Era una fusione tra matematica, geometria. Tant'è vero che i pitagorici affermavano che una melodia o un'armonia sono belle, sono piacevoli, gradevoli al nostro orecchio, solo ed esclusivamente se rispettano alcuni rapporti matematici. Parentesi, apro una parentesi. Io sono musicista, no? Veramente? E vi dico, un accordo che prendo, che può essere maggiore, minore, di settima, di quinta, di quarta, diminuito, aumentato, affinché io possa costruire questo accordo, le note che compongono l'accordo, l'accordo è l'unione di più suoni, devono rispettare dei rapporti matematici tra le note. Quindi, come si traduceva nella pratica questa cosa ai tempi di Pitagora? Che l'accordo che prendeva il suonatore di cetra, di lira, altro non era che un rapporto matematico applicato alla musica. Chiaro? Quindi la matematica diventava armonia per l'universo. E affermavano che i pianeti nell'universo, stando nell'universo, producevano una melodia bellissima, una bellissima musica. Quindi, domanda, se la sostanza di tutto sono i numeri, è il numero, le opposizioni in natura come si traducono? In opposizioni di numeri. Di numeri. Se tutto è codificabile. L'opposto del numero non è quello. No, aspetta, mi sono spiegato forse male. Se tutto è codificabile in natura, le opposizioni presenti in natura, e ora vediamo così capite meglio, come si tradurranno? In numeri. In numeri. Vi ricordate che l'illimitato è qualcosa di difettoso per i greci, no? Soprattutto per i pitagorici. Mentre il limitato, rappresentato da i numeri? L'illimitato. Limitato. Idisto. Era qualcosa di perfetto.
non c'era bisogno di operare ulteriormente. Inventano 10 coppie di opposizioni. 10 coppie di opposizioni. Abbiamo visto la prima, limitato e illimitato. Abbiamo visto pari e dispari, e ce ne sono altre. Clara, vieni qui, non ti vado a lavare. Cancella tutto. Va bene anche solo quella parte. Allora, scrivi 1. Limitato, illimitato. Ragazzi, anche puntato, eh. Poi 2. Pari dispari. Tre. Unità, molteplicità. Quattro. Destra, sinistra. Scrivi dx, sx. Così scriviamo. Questa è un'altra suddivisione. Tutte le opposizioni codificate in numeri. Scrivi come vuoi. Destra e sinistra, dai, era per fare prima. 5. Maschio, femmina. Fermi, fermi, ora vi faccio ragionare su un aspetto. 6. Quiete movimento. 7. Retta curva. 8. Luce tenebre. Sono 10. Sono 10. 10 opposizioni. Se cancella magari scrivi su. Nove, bene male. Dieci, quadrato, rettangolo. Queste sono le opposizioni, tra 10 opposizioni che hanno creato i pitagorici di 10 coppie di elementi. Grazie, quando era a posto, grazie a Clara. Ci dicono tutto quello che è nella colonna di sinistra è positivo. Tutto ciò che è nella colonna di destra, illimitato. No, aspetta, qui è il contrario. Dispari pari. Quindi i 5 erano un po' maschili. Ok? Dispari pari, è il contrario, ragazzi. Perché se scrivi perché il dispari è limitato, quindi è perfetto. L'illimitato, il concetto di illimitato, non era visto di buon occhio. Secondo voi, se io già vi dico sulla contrapposizione 5 maschio femmina, quindi femmina, c'era un leggero maschilismo, quindi caro Pitagora, qualche sciocchezza magari l'hai detta. Va, però pensiamo alla Grecia di 3.000 anni fa. Quando è che le scuole pitagoriche entrano in crisi? Cosa abbiamo detto all'inizio, ragazzi? Che quello che diceva Pitagora era ipset dixit. Lui lo dice, non puoi metterlo assolutamente in discussione. Un suo allievo una volta fa notare una cosa. Premessa, abbiamo detto prima, non esisteva lo zero, non esistevano i numeri negativi, non esistevano i numeri irrazionali, quelli con la virgola. Fa notare un allievo che si chiamava Ippaso di Metaponto e dice: noi abbiamo un quadrato con lato 1. Abbiamo un quadrato, i lati misurano 1. Quanto misura la diagonale del quadrato? Non misura né 1, né 2, né 3, né 4. Radice di 2. Radice di 2, bravissimo.
Quanto è radice di 2? 1,41, no? Che cos'è? La perfezione? L'imperfezione? Pitagora non potevi mettere in discussione. Non si poteva. Ippaso di Metaponto fu ucciso. Leggenda vuole gettato da un dirupo.